La recentissima chiusura del viadotto Sente rischia di isolare i territori dell'Alto Molise, nonché l'intera regione dal confinante Abruzzo, arrecando disagi e danni enormi alle popolazioni e all'economia del territorio, soprattutto perché le ingenti risorse necessarie alla straordinaria manutenzione di quello che, con i suoi 185 metri d'altezza, è il ponte più alto d'Italia e tra le opere ingegneristiche più importanti d'Europa, proprio non ci sono. Ciò nonostante, la chiusura cautelativa del viadotto era necessaria. Sulle gravi criticità dell'infrastruttura, l'apporto dell'ingegnere strutturista Umberto Di Cristinzi. Il problema non è legato alle campate di maggiore altezza, il problema è legato alle campate di accesso del viadotto. C'è una concomitanza di effetti, c'è una pila in frana, c'è una rottura di un appoggio, una trave che ha camminato e quindi rimangono 20 centimetri prima di perdere l'appoggio sul pulvino, c'è una condizione precaria di appoggio di tutto il viadotto in cemento armato sul viadotto in acciaio. Il viadotto in acciaio ha una lunghezza di 800 metri. Questa lunghezza di 800 metri rende ipotizzabili escursioni termiche e dilatazioni termiche dell'ordine dei 20 centimetri che possono alterare la precaria condizione statica attuale. Quindi il viadotto assolutamente allo stato, dal mio punto di vista, non è percorribile, non è transitabile. Molto meno critico invece è lo stato del viadotto Verrino. Ma il Verrino non ha problematiche statiche particolari. Il Verrino ha una condizione di ammaloramento superficiale, necessita una reggimentazione delle acque di piattaforma, necessita di opere di manutenzione ordinaria, che sarebbero, consisterebbero nel ripristino corticale del calcestruzzo, per evitare che con il tempo la situazione possa degenerare in una condizione di precarietà statica. Ma attualmente non vi sono situazioni di pericolo particolari. Ma tornando al Sente, dall'ingegnere la sottolineatura decisiva sui rischi che gravano su quel ponte. La condizione che richiede, necessita la chiusura del viadotto è la condizione di precarietà di appoggio, nel senso un appoggio che se si smuove di ulteriori 10 centimetri può causare il crollo di una campata, non è ipotizzabile in una condizione, in un territorio sismico con una frana in atto su una pila e con appoggio precario su un impalcato lungo, con campate lunghe 200 metri.